Conosco, frate, conosco Iliad, conosco HO, però adesso non è che non ho internet, cercavo un'offerta un pochino migliore di quella che ho. Solo che hanno fatto questi, giustamente, no, per guadagnare. La legge, quella là europea, per quanto riguarda il roaming, questi l'hanno trasformata. Vedi, ti dicono 50 giga, ma scrivono 3 giga più 47 gratis, ma i 47 gratis sono utilizzabili solo in Italia. Così tu quando vai all'estero hai solo 3 giga a disposizione e se poi superi, no, i 3 giga, se superi quel consumo, te levano i soldi. Che sono intelligenti, io l'avevo capito questo. Cioè le compagnie telefoniche sono banche. Sono banche, TIM, Wind, Vodafone, banche. Sono banche, frate. Sono banche. Ora il problema è che io grido mentre guido perché non sento neanche la mia voce. Poi volevo dire Oh, comunque la diesel 1,55 montarci loro. Viva la Spagna comunque, eh. La Spagna quella è una via di mezzo perfetta, frate, perfetta. Ora uno dice te la passi meglio perché te stai tutto il tempo in giro, te sei libero, te qua, te là, dicevo, guido l'autobus tutti i giorni, faccio tutti i giorni la stessa cosa, stessa routine, che palle, che coglioni. Ma frate, io uguale, non è che io faccio, io pure sto in una routine, sì che sto sempre in giro, sto qua, sto là, ma sto sempre nel camper, non è, non me la passo meglio. Penso che ci sia una vita migliore da vivere. Penso la differenza, se c'è, fra me e te o chi magari pensa che me la passo meglio, che io la vedo diversamente, non la vedo così nera. Cioè la vedo una situazione normale, positiva, e sono ottimista che andrà tutto bene. Che nonostante le mie preoccupazioni e bla bla bla, mi aspetta sempre la buca. E mi sono fatto un flash l'altro giorno di uno che fa un sacco di cose e l'altro invece che fa poco. Immagina un flash del genere, due che nascono lo stesso giorno e fanno cose diverse. Si incontrano poi davanti alla buca, no? E la buca, il mio flash che mi sono fatto è come se fossero due binari. E uno sta sopra, no, al vagone, diciamo, sai quelle cose, le miniere, come si chiamano quelle cose? E intanto che si stanno arrivando vicino alla buca, immagina il flash, no? Due rotaie e questi stanno due binari, questi stanno arrivando piano piano verso la buca e uno dice all'altro, oh, ma te, insomma, allora che hai fatto? Che ti è successo? C'è un po' che via me di tutto, mi è successo questo, quell'altro, poi ho fatto questo, ho fatto 3 figli, poi quello si è sposato, quello ha fatto proprio la macchina, poi l'incidente, invece poi ho costruito questo, ho costruito quell'altro, c'è un sacco di cose. C'è te, dice te che hai fatto? Io un cazzo, dice, tutto il giorno al mare, non ho costruito quasi niente, dice ho fatto, ho lavorato il necessario insomma, per andare avanti. E ho spinto quando dovevo spingere, ho corso quando dovevo correre, ma per il resto, dice, per il resto non è che ho fatto chissà che cosa. E nel frattempo no, che si racconta queste cose, boom, cadono dentro la buca. Ora la buca in pratica è quella cosa che annulla tutto, cioè i due personaggi, le due identità, e in quel momento muoiono, scompaiono. Quindi la mia domanda, no? La mia domanda dopo questo flash è stata quanto è importante quello che fai? Cioè, devo per forza costruire castelli qua o cioè devo costruire una app, cioè devo per forza fare qualcosa, cioè che cambia? Cioè, una volta che mi trovo sul binario con l'altro, diciamo, no? Con quelli che muoiono lo stesso giorno, che importanza ha se io ho fatto. Adesso ho costruito una stanza e l'altra ha costruito un grattacielo. Cioè, beh, lasci qualcosa per l'altri. A me dell'altri non me ne frega niente, perché non penso chi ha fatto sta cosa qua l'ha fatta per l'altri. Non credo, è una bugia secondo me sta cosa che hanno costruito le strade o che l'ha commessa lì alle Poste Italiane.
sta lì per te, non credo che sta là per te, per servire a te, cioè quella sta là per lei, perché per lo stipendio, il posto sicuro, i benefici no, di lavorare alle Poste Italiane, e la pensione, vedi, sta lì per lei. Quindi che me frega di lasciare qualcosa a quelli dopo? Quelli non mi considerano proprio, non sanno neanche che esisto. Quindi non trovo risposta a sta domanda, no? Cioè, è importante, cioè, quanto è importante quanto costruisci o quello che fai? Quindi sto tipo in mezzo fra voler fare, che ho voglia, diciamo, no? Cioè quella voglia di fare e di costruire qualcosa, no? Di giocare un gioco, insomma, abbastanza. E dall'altra parte non voglio fare niente, cioè niente di speciale, non voglio fare più di quello che sto facendo, perché mi chiedo a che mi serve, fare di più. Però ripeto, c'è l'altro 50% che vuole fare di più, che vuole arrivare da qualche parte. È come se fossero due forze energetiche. Una che mi tira verso, no, il successo, verso e l'altra invece mi tiene un po' più con i piedi per terra e mi dice: ma dove vai? Cioè, ma che corri a fare? Ma perché vuoi arrivare là? Ma chi c'è? Cioè, alla fine quando te ne vai? Quando muori? Di quello che ti pare, frate, a me la Range Rover mi piace, anche la Evoque è bella, oh. Cioè la Range Rover c'ha stile, proprio style. Il limite, come hai visto, è 50, ok? Io sto andando a 70, ma c'è sto vecchietto qua, vabbè, sta a fare la fila. Ma c'è sto vecchietto con la... quella che è la Multipla, Fiat Multipla, che poraccio è da un po' che ci prova a sorpassare, solo che non è capace. Mi immagino tipo che sta sbroccando, tipo guardo questo, ma io rispetto al limite, anzi sto 20 km sopra il limite. Io non ho nessuna fretta perché io sono già a casa, sono già, vedi perché mi piace il camper, perché sono già dove dovrei essere, a casa, sempre. No, sorpassarini! Non è... eccolo! Grande! Dai, che ce la fai! Dai! Bravo! NS di Castro, nato straniero di Castro. Allora, sta a 50 km da Sassari. Mi sta a calà le 4:30 e sto andando in questa spiaggetta, sta a Stentino e Ezzimanno si chiama. Non so se c'è parcheggio, dov'è. Mi stavo andando alle saline e lì so qui c'è un parcheggio gigante per camper. Proprio mi ha attirato sto nome Ezzimanno, dico vabbè, sta pure più vicino. Per fortuna le buche non mancano mai. Ah, ripeto, non sono un grande esploratore. Ok, nato straniero non è un esploratore. Singa, smettila. Regione autonoma della Sardegna, Stintino, Quanscenanima. Sono solo io, la cosa è figa, ok? Fino adesso una cosa... ah, c'è un camping, sa là. Vabbè, altri camper ci stanno. Non ho l'esclusiva come pensavo, però ci sta, dai. Di fronte al mare. Meglio delle saline, perché le saline devi stare lontano. Ci sei mai stato, frate? Cioè, il parcheggio è lontano dalla spiaggia. Forse si entrava da là, no?